Contrastare con determinazione ed efficacia il fenomeno dell'erosione della costa, un investimento senza precedenti per i progetti di difesa del litorale abruzzese. Questa mattina in regione le firme delle convenzioni con i sindaci e amministratori dei 19 comuni rivieraschi. Oggi firmiamo un protocollo per 75 milioni complessivi di interventi contro l'erosione della costa che, sommati a quelli della precedente legislatura, fanno oltre 100 milioni investiti per difendere le coste abruzzesi e quindi anche e soprattutto l'economia turistica legata alle stagioni balneari. Approccio condiviso Regione Comuni nell'affrontare i problemi e la predisposizione degli interventi. Gli interventi verranno spalmati su tutto il territorio, quindi tutti i comuni avranno i loro interventi e alcuni verranno gestiti direttamente dai comuni, altri saranno gestiti dalla Regione come soggetto attuatore. Quindi noi prevediamo con la firma di oggi di partire immediatamente, già nel 2024 sono previste alcune attività, per poi passare alla realizzazione immediatamente nel 2025 di gran parte degli interventi. 30 complessivamente gli interventi previsti sulla costa abruzzese, alcuni fondamentali in situazioni di grande criticità e precarietà. Tutte le zone sono state attenzionate, su tutte quante faremo degli interventi, cercando appunto di dare la risposta soprattutto nelle zone più critiche, e ce ne sono alcune che hanno ormai raggiunto un livello preoccupante di attenzione.